Ben ritrovati, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, la cronaca in primo piano. Gestore di un club ristorante, produttore cinematografico, vittima di usura, denuncia i suoi strozzini e diventa testimone di giustizia. Lo spunto delle indagini della squadra mobile di Catania, culminate con l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 6 persone, compresi i 2 figli di altrettanti boss. Pieno di debiti per inseguire il sogno del cinema, un produttore cinematografico catanese si era rivolto 10 anni fa alla famiglia mafiosa dei Piacenti, i Ceusi di Picanello, per un prestito iniziale di 200.000 euro, lievitato a 600.000 euro di soli interessi che oscillavano dal 5 al 10% mensili. A distanza di anni, l'imprenditore vessato ha deciso di denunciare i cravattari, finendo sotto protezione. Le sue dichiarazioni hanno permesso oggi l'arresto di 6 persone del clan, tra questi Rosario Piacenti e Salvatrice Viola, figlio ed ex moglie del boss già detenuto Giovanni. Avviate le attività di indagine che hanno riguardato sia i riscontri ma anche attività tecniche. Sono state utilizzate anche delle intercettazioni che erano confluite in un procedimento penale che aveva riguardato la famiglia Piacenti, e da lì già emergevano questo tipo di rapporti fra il soggetto imprenditore come vittima e la famiglia Piacenti. Dal debito del 2005 l'imprenditore si era ancora di più impelagato, con altri 2 film in cantiere, altri debiti e crescenti minacce degli aguzzini. Pensando di alleggerire la propria situazione, l'uomo si è perfino rivolto all'amico buono Franco Raciti del clan concorrente dei Mazzei Carcagnusi perché potesse ammorbidire i creditori, passando però dalla padella alla brace. E sulla vicenda sentiamo il procuratore facente funzioni Michelangelo Patanè. L'operazione di questa mattina è significativa sotto un duplice profilo. È stata bloccata l'attività di una cosca mafiosa, anzi di più cosche che si dedicavano alla usura e all'estorsione. L'indagine è avuto inizio a seguito delle dichiarazioni di questo operatore economico, questo operatore cinematografico, e poi a seguito di ulteriori indagini si è potuto giungere a questo risultato di oggi. Deve servire da monito per queste malavitose, ma deve servire anche da insegnamento, da esempio per gli operatori economici che, come si è visto, se la denunciano, se le denunce ci sono, i risultati positivi si possono avere. Diamo voce al disagio. Con questo slogan il Sunia di Catania ha invitato i cittadini interessati a partecipare per porre domande e raccontare le proprie esperienze. Oggi l'Assemblea ha avuto l'obiettivo di sollecitare soluzioni urgenti e di chiedere anche il tema della casa come sia prioritario nell'agenda politica della Giunta Comunale. I cittadini hanno incontrato l'assessore ai servizi sociali del Comune Villari. Sentiamo. L'assessore ha preso alcuni impegni, sicuramente quello di utilizzare i fondi PON per riqualificare una parte di edifici comunali non utilizzati, aspettiamo di sapere quali. Seconda cosa, un impegno al censimento delle occupazioni abusive per chi ha redditi delle case popolari e quindi anche ad avviare procedure di sfratto per chi potrebbe affittare una casa privata normalmente. E l'altra cosa importante è quella di modificare anche il regolamento per l'assegnazione, per la graduatoria degli sfrattati e del disagio. 3 itinerari enogastronomici per 3 valli in cui una volta era suddivisa la Sicilia, uno pensato appositamente per mettere a sistema tutte le produzioni di eccellenza che negli anni hanno fatto del territorio dell'Etna uno dei gioielli dell'enogastronomia italiana a livello mondiale. Questa mattina a Catania, a Palazzo dell'ESA, l'assessore regionale al territorio e al turismo Anthony Barbagallo ed il presidente di Slow Food Sicilia Rosario Bugliotta hanno presentato itinerari ecogastronomici di Sicilia ed il percorso Around Etna. Sentiamolo al nostro microfono. Presentiamo prodotti d'eccellenza che già sono presi di Slow Food, altri che hanno tutte le caratteristiche per diventare presidio Slow Food, come ad esempio la patata di Giarre o la pesca da bacchiera di Adrano nel brevissimo periodo, e quello di offrire al turista tramite i tour operator, pacchetti appositi, la possibilità di degustare le eccellenze enogastronomiche siciliane, anche perché ricordiamo che la dieta mediterranea è
bene immateriale dell'UNESCO, quindi è un ulteriore elemento aggiuntivo che, come dire, premia le eccellenze siciliane e quindi può rafforzare la nostra offerta turistica. Vivo più che mai il dibattito sulle condizioni dei teatri a Catania alla luce delle recenti polemiche sulle nomine del Teatro Stabile con il Comune. È stato organizzato un incontro confronto dal titolo Il sipario strappato, al quale non parteciperà l'amministrazione comunale che ha declinato l'invito, convocando a sua volta un altro incontro per il prossimo 17 marzo. Ecco ai nostri microfoni il pensiero del professor Antonio Di Grado. La volontà mia e degli altri colleghi che abbiamo portato avanti questa iniziativa era di allargare il discorso a una riflessione più generale, più complessiva sulla situazione dei teatri a Catania. Il fatto che il Comune da questo punto di vista ha fatto una nota, insomma ha diramato una nota che non parteciperà a questo incontro, ne farà uno, diciamo, il 17 marzo prossimo. Sì, è una decisione questa che mi ha stupito, tanto più che proprio su richiesta del Comune noi avevamo spostato la data iniziale del 13 al 29 perché il sindaco e l'assessore si erano dichiarati interessati a partecipare e dunque l'avevamo spostata una data per loro più conveniente. Oggi c'è questa dichiarazione che mi sorprende, ma io spero che non ci siano in questo senso rotture. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima edizione.